È un Casarano a dir poco scatenato, quello che negli ultimi giorni sta ufficializzando colpi in entrata e rinnovi contrattuali. Dopo aver chiuso per Strambelli, Panbianchi, Marsili, Sepe e Gatto, i rossazzurri hanno confermato tre profili chiave già appartenenti alla formazione dello scorso anno: il difensore Gianmarco Rizzo, il terzino Ferdinando Vito Francesco e l'attaccante esterno Saverio Dellino. Il direttore sportivo Francesco Montervino ha parlato nella trasmissione speciale Calciomercato spiegando quanto sia stato importante chiudere questi accordi con grande tempestività. Ma io credo che quando c'è la consapevolezza di partire in ritardo si deve cercare di mettere giù il muso, la testa e lavorare per cercare di recuperare il terreno perduto. Ho la fortuna di lavorare per una società che ti dà la possibilità di poter intervenire immediatamente sul mercato e di poter soprattutto fare la squadra in base alla tua immagine e somiglianza. Ma la verità è che il Casarano non può non fare un campionato importante, però credo sia giusto dare il giusto peso a quello che noi stiamo facendo. Ripeto, siamo in ritardo, abbiamo una società forte, abbiamo la voglia di poter far bene, ma sappiamo che ci sono tante squadre che sono in questo momento più attrezzate di noi e che hanno fatto un mercato altisonante. Io ripeto, noi oggi siamo a basso profilo, stiamo lì tranquilli, sereni, facciamo il nostro mercato, lavoriamo come stacano visti in concomitanza con il mister per cercare di dare a lui la possibilità di allenare una squadra che possa avere un'idea tecnico-tattica ben definita. E ci avviamo a fare un lavoro che è difficoltoso, ripeto, in ritardo, tenendo conto che ci sono società come Brindisi, Molfetta, Barletta, Nardò e anche altre che stanno facendo un mercato importante e che saranno le sicure protagoniste di questo girone.